Oggi siamo giunti alla fine del carnevale, com'è andata? Oggi è senza voce, fra l'altro. Sì, intanto guardate che bella piazza. È andato benissimo e questo ci dà una grande gioia. Abbiamo scoperto di essere una grande squadra perché in soli 3 mesi abbiamo organizzato un grandissimo carnevale che non è più il carnevale di Fano, non è più il carnevale della Regione Marche, ma è il carnevale d'Italia, uno dei 6 carnevali più importanti e ovviamente il più antico d'Italia. Ormai ci è stato decretato anche dal Ministero e nessuno ci può togliere questo marchio. Quindi sono felice che sia andato tutto bene. Prossime date? Le prossime date sono ultima settimana di gennaio e le prime 2 di febbraio del 2024. Eten, siamo giunti a fine carnevale, un ottimo risultato, sicuramente grazie anche ad un lavoro di squadra. Sì, assolutamente così, siamo proprio davanti al Rogo del Pupo che di fatto chiude i festeggiamenti carnevaleschi e i bagordi che tutti gli abitanti della città di Fano hanno fatto, ma direi non solo, le tante persone che sono venute da fuori, perché veramente in questi 3 weekend tante persone sono arrivate a Fano per ritornare a vivere pienamente dopo tanto tempo al nostro carnevale. Non era facile rimettere in moto la macchina dopo 2 anni, direi che lo abbiamo fatto in modo eccellente, grazie ad un gruppo che si è messo a lavorare da subito, un gruppo nuovo, e oggi non posso che fare i complimenti, avendo visitato questi giorni i ragazzi che hanno lavorato attorno al nostro carnevale, a tutti che hanno lavorato i mesi scorsi per realizzare i carri, all'organizzazione, l'ente carnevalesca in primis, che ha lavorato con il suo gruppo per rendere perfetta l'organizzazione e per mettere a punto anche l'organizzazione durante il carnevale, perché è importante insomma presentarsi al meglio, essere accoglienti, far conoscere bene la nostra città nei momenti di grande festa come questi. L'abbiamo fatto bene, dobbiamo migliorare sempre di più perché non dobbiamo accontentarci, però devo dire una grande edizione, un grande carnevale, quindi un grande ringraziamento a tutte le maestranze e tutti i ragazzi che si sono messi in gioco.